che ci sia di fatto una specie di sospiro di sollievo che almeno temporaneamente si riverbera in uno spread più basso è un fatto. È un'apertura di credito, nel senso che se nei prossimi mesi noi vedremo politiche di investimento importanti, che sono quelle che stanno alla base poi della crescita, sia in infrastrutture, sia in innovazione, sia in istruzione, i mercati diranno allora era una roba seria. Se vedranno contenimento di spese inutili, di spese operative rimpiazzabili, perché per fare in modo che le imprese crescano di più, il costo del lavoro sia più efficiente, allora questo beneplacito che ha avuto l'Italia in queste ultime settimane si manterrà. Scusi, l'ABI ha scritto una lettera al, diciamo, a Draghi e alla BCE in vista appunto dell'annuncio di oggi. Come valuta la posizione delle banche italiane che chiedono appunto di mitigare questo effetto sui mini tassi, almeno sulla redditività bancaria? Allora, è ovvio che le istituzioni devono combinare interessi generali con interessi poi di settore. È chiaro che tassi estremamente bassi, negativi in taluni casi, rendono molto difficile l'economicità delle banche tradizionali, e quindi capisco che l'Associazione delle Banche, e credo non solo italiana, l'abbia rappresentato. È chiaro che serve politica monetaria di questo tipo per favorire la crescita, però continuiamo a spingere la crescita solo con leve monetarie e non basta. Se non c'è politica economica da parte dei singoli paesi e dell'Europa nel suo insieme su investimenti nelle tre aree che dicevo, infrastrutture, innovazione e istruzione, e ci si limita a regalare, adesso non uso la parola estrema, il denaro, non solo non si ottengono risultati sufficienti, ma ci si porta in casa il rischio di bolle finanziarie che già abbiamo visto in passato.